Come al di sopra, così al di sotto. Come al di sotto, così al di sopra. Come abbiamo già visto, questo è il secondo principio ermetico. Ci mostra l'armonia, l'accordo e la corrispondenza che esistono tra i diversi piani dell'esistenza. Ciò è vero in quanto tutto quel che c'è nell'universo deriva dalla stessa sorgente. È soggetto agli stessi principi e alle stesse caratteristiche, applicabili ad ogni sua unità, dato che ognuna di esse si manifesta sul proprio piano. Per maggior semplicità di studio e di pensiero, siamo soliti dividere l'universo in tre categorie di fenomeni, che vanno sotto il nome di tre grandi piani. Il grande piano fisico, il grande piano mentale, il grande piano spirituale. Queste divisioni sono del tutto arbitrarie, dato che non rappresentano che i diversi valori sulla scala della vita, di cui il più basso è la materia rozza, il più alto è lo spirito. Tra i due piani esistono diverse sfumature, così che una divisione netta tra i più bassi fenomeni del piano mentale e più alti di quello fisico, o viceversa, non può essere fatta. Quindi potremmo considerare i tre grandi piani come tre gruppi di gradi di manifestazione vitale. Passiamo ora a descriverli più generalmente. Per prima cosa, definiamo cosa intendiamo con piano. Iniziamo con una domanda però. Il piano è un luogo a due dimensioni o soltanto una condizione, uno stato? Noi rispondiamo così. Esso non è certamente un luogo né una dimensione di spazio, ma è anche molto di più di uno stato o di una condizione. Può essere considerato uno stato o una condizione. Eppure lo stato condizione è un grado di dimensione su una scala graduata. Può sembrare un paradosso, ma non lo è. Esaminiamo il problema più da vicino. Noi sappiamo che una dimensione è una misura in linea retta. Tre sono le normali dimensioni dello spazio: lunghezza, larghezza e altezza, o anche larghezza, altezza e spessore. Però esiste un'altra dimensione del creato, nota agli occultisti e anche agli scienziati, anche se questi ultimi non le riconoscono il titolo di dimensione, ed è la tanto, tanto discussa quarta dimensione o dimensione della vibrazione. Chiedo scusa. È ben noto agli ermetici e alla scienza moderna che tutto vibra. Ogni cosa è in movimento e nulla è a riposo. Questo è il terzo principio ermetico. Ciò avviene non solo a vari gradi di movimento, ma anche in diverse direzioni e maniere. Nella gamma di vibrazioni, i gradi sono l'unità di misura sulla scala delle vibrazioni stesse, cioè i gradi della quarta dimensione. Essi rappresentano quelli che gli occultisti chiamano piani. Tanto più alto è il grado della gamma di vibrazioni, tanto più lo sono il piano e la manifestazione della vita che esso occupa. Il piano, pur non essendo né luogo né condizione, possiede qualità comuni ad entrambi. I tre grandi piani non sono delle divisioni reali dei fenomeni dell'universo, bensì una suddivisione fatta dagli ermetici per semplificare al massimo lo studio delle varie forme e dei diversi gradi di attività e vita dell'universo. La differenza fra l'atomo della materia, l'unità della forza, la mente umana e l'essenza degli angeli è soltanto di grado e di gamma di vibrazioni, essendo tutti fondamentalmente identici.
Ognuno dei tre grandi piani è suddiviso in sette piani minori, i quali a loro volta sono divisi in sette sottopiani. Naturalmente anche queste altre divisioni sono arbitrarie e hanno il solo scopo di facilitare il pensiero e il loro studio. Il grande piano fisico e i suoi sette piani minori sono quella divisione dei fenomeni dell'universo che include tutto quello che ha a che fare con la fisica materiale, come forze e manifestazioni. In esso sono racchiuse tutte le forme di quel che noi consideriamo materia ed ogni tipologia di energia o forza. Ricorda però che la materia è vista dalla filosofia ermetica non come cosa in sé, bensì come forma di energia, anche se di un certo tipo di vibrazioni a bassa gamma. Quindi, la materia è considerata energia e ha il suo campo di azione in tre dei sette piani minori del grande piano fisico. Esaminiamoli più da vicino. Abbiamo piano della materia A, che comprende le forme di materia di solidi, liquidi e gas, così come li troviamo descritti nei libri di fisica. Piano della materia B, che comprende quelle forme più alte di materia, che attualmente sono oggetto di studio presso i moderni scienziati, come fenomeni della materia radiante, eccetera. Piano della materia C, che comprende le forme della più sottile e tenue materia, la cui esistenza è sconosciuta agli scienziati ordinari. Piano della sostanza eterea, che è formato dal cosiddetto etere. Sostanza assai tenue di rara elasticità, di cui è permeato tutto l'universo e che agisce come medium nella trasformazione delle onde energetiche, come luce, calore ed elettricità. Agisce come raccordo tra la materia e l'energia, partecipando alla natura di ognuna. Piano dell'energia A. Comprende tutte le forme ordinarie di energia, così come sono note alla scienza, quindi calore, luce, magnetismo, elettricità, attrazione, gravitazione, coesione, affinità chimica, eccetera, e molte altre forme di energia che la scienza già conosce, ma che non ha ancora classificato. Piano dell'energia B. Comprende sette sottopiani di forme assai elevate di energia, ancora non note alla scienza, che sono chiamate forze più sottili della natura e che si trovano all'opera in certe tipologie di fenomeni mentali. Piano dell'energia C. Comprende sette sottopiani di energia dalla suprema organizzazione, tali da non poter essere esaminati dalla mente umana. È di competenza degli esseri del piano spirituale e visto che trascende l'uomo, possiamo considerarla un potere divino. Il grande piano mentale, subito dopo, comprende tutte le cose viventi che osserviamo nella vita ordinaria e molte altre, note solo agli occultisti. Anche questa classificazione è arbitraria. Esaminiamola comunque da vicino. Primo, il piano della mente minerale comprende entità e loro combinazioni che possono dare origine a quelle forme a noi note come minerali e sostanze chimiche. Non confondiamo queste entità con le molecole, gli atomi e i corpuscoli, che non sono altro che la forma materiale delle suddette unità. Proprio come il corpo dell'uomo lo racchiude, ma non è lui stesso. Normalmente l'uomo non riconosce al mondo minerale una mente o una vita, mentre gli ermetici, e in parte la scienza moderna, ne sono pienamente convinti. Il piano della mente elementale A comprende entità sconosciute all'uomo comune, ma note agli occultisti. Pur essendo invisibili ai cinque sensi dell'uomo, assolvono puntualmente il loro compito nell'universo.
Il loro grado di intelligenza è qualcosa che sta tra le entità minerali e chimiche e quelle del regno vegetale. Piantina. 3. Il piano della mente vegetale comprende il regno delle piante, i fenomeni vitali e mentali delle quali sono ormai ben noti a chi ha un minimo di attenzione. Le piante sono vive, hanno una mente e quella che potremmo definire anima. 4. Il piano della mente elementale B comprende gli stati e le condizioni di una forma più elevata di entità invisibili, con funzioni generali nell'universo, la cui vita e mente partecipano alla natura, sia vegetali sia animali. 5. Il piano della mente animale comprende le comunissime entità delle forme animali della vita. Non ci soffermiamo oltre su questo piano, che è ovviamente noto a chiunque. 6. Il piano della mente elementale C comprende quelle entità invisibili che fino ad un certo grado e dietro precise condizioni fanno parte della natura della vita animale e di quella umana. Le più alte tra loro hanno un'intelligenza simile a quella dell'uomo. Infine, il piano della mente umana comprende tutte le manifestazioni di ogni grado, specie o funzione comuni all'uomo. Vorremmo portare l'attenzione sul fatto che l'uomo comune non occupa che la quarta delle sette suddivisioni di questo e che solo i più dotati superano i limiti della quinta. Se ci sono voluti milioni di anni per raggiungere questo stadio, per oltrepassarlo, occorrerà un tempo ancora maggiore per la specie umana. Però altri esseri prima di noi hanno passato questo stadio e ci sono tra noi delle anime che sono giunte alla sesta o alla settima suddivisione. Alla sesta l'uomo diventa superuomo, alla settima diviene ultrauomo. Ora dovremmo passare dal grande piano mentale a quello spirituale. Ma come possiamo spiegare questi elevatissimi stati dell'esistenza, se già ci sfugge il significato delle più alte suddivisioni del piano della mente umana? Come si potrebbe descrivere la luce a chi è nato cieco o l'armonia dei suoni a chi è sordo dalla nascita? In base alle conoscenze che abbiamo, nei sette piani minori del grande piano spirituale stanno esseri le cui vita, mente e forma sono di una superiorità inimmaginabile rispetto all'uomo, più di quanto l'uomo è superiore ad un minerale o a un vegetale. I nostri processi mentali, confrontati a loro, somigliano a quegli animali. Per loro staremmo a malapena pensando. Ma cosa possiamo dire quindi di questi esseri? Li possiamo chiamare angeli, arcangeli o semidei. Ai piani minori stanno le anime che noi chiamiamo maestri e adepti, poi le grandi schiere angeliche a noi ignote. Infine stanno quelle entità che potremmo chiamare dei, la cui essenza, potenza ed intelligenza sono così elevate da essere al di là di ogni umana comprensione, la cui unica definizione può essere divino. Qualcosa li accomuna però. Esistono solo in quanto creati dalla mente del tutto e sono tutti soggetti ai processi cosmici e alle leggi universali. Il loro piano, sebbene altissimo, è al di sotto dello spirito assoluto. I profondi insegnamenti sullo stato di esistenza e i poteri dei piani spirituali possono essere compresi solo dagli studiosi di ermetismo avanzato. Quei fenomeni sono di grado talmente superiore a quello dei piani mentali che tentare di darne una descrizione genererebbe solo confusione. Solo chi ha la mente particolarmente preparata può intendere il senso profondo di questi insegnamenti sui piani spirituali e molti di questi, ritenuti troppo importanti e pericolosi, non vengono resi pubblici dagli ermetici. Per spirito intendiamo il potere vivente, la forza prima, l'essenza vitale.
ma non confondiamolo con lo spirito religioso, ecclesiastico, santo, immanente. Lo spirito è il principio che anima, che racchiude l'idea di potenza, forza mistica, energia viva, eccetera. Siamo consapevoli che questo potere può essere usato tanto per fini buoni quanto per fini cattivi, in accordo con il principio della polarità, cosa d'altra parte riconosciuta anche dalla maggior parte delle religioni, che mette sempre a fianco degli dei buoni le entità malvagie, come Lucifero o gli angeli caduti. Ma se qualcuno si impadronisce del potere e ne abusa, il suo destino sarà terribile, perché secondo il principio del ritmo sarà costretto a tornare al punto di partenza dell'esistenza materiale, con la torturante consapevolezza delle altezze da cui è caduto a causa del suo agire sbagliato. Questa è la terribile pena inflitta ad anime come quella a cui peraltro è data la possibilità di risalire verso l'alto.